Ben ritrovati amici, ma soprattutto amiche dello spalino.com, appuntamento numero 23, se non sbaglio, con la diretta del mercoledì dai divani di casa. Io, come al solito, sono Alessandro Landini e con me ci sono Martina Poletti e Obisqua. Ciao ragazzi. Ciao, Ciao a ciao a tutti. tutti. Allora, intanto Ben volevo dire ritrovati. innanzitutto che mi avete Bentornata, perforato Polly. i timpani. Okay. Bene, è bentornata Polly, che la scorsa settimana non era con noi. E allora, finché ci sono ancora poche persone collegate, direi che dobbiamo tornare un attimo a vedere il nostro giochino idiota, perché l'abbiamo un po' abbandonato. In effetti sì, siamo un po'. Non... Ho Ci perso anch'io il conto. siamo fermati alla partita col Perugia perché, se non sbaglio, dopo la partita di Perugia non abbiamo più fatto dirette. Comunque direi che nessuno ha fatto punti. Quindi la situazione rimane sostanzialmente invariata perché col Perugia nessuno aveva pronosticato la Telat in grado di segnare, direi che era un po' Neanche la complicato. Telat stesso, probabilmente. Esatto. E con l'Ascoli la prova generale è stata abbastanza sotto il par. Intanto salutiamo chi commenta, Beatrice, Claudia, Massimo, Luca, Paolo, Andrea, insomma. Tra l'altro oggi c'è scritto un nostro fedelissimo, io devo imparare a guardare qua però perché adesso con i due dispositivi sono un po'. C'è scritto un nostro fedelissimo seguace oggi pomeriggio per dire: oh ragazzi, fate la diretta stasera, no? Perché guardate che io mi sono abituato bene, ogni mercoledì vi guardo, quindi. Quindi, l'ho rassicurato, sì, ci siamo, quindi bene così. Allora, Andrea Sartini, pronti via, mi gioco l'autogol di Coccolo, dice, Ho tanto capito più o ciao meno quale Carlo. sarà lo spirito della puntata di questa sera, comunque. Forse sì, ciao Simone. Allora, stasera io vorrei fare una cosa un po' diversa dal solito, pur assecondando come di consueto i commenti che arriveranno, perché veniamo dalla settimana della sosta. Temi non è che ce ne siano poi tantissimi, perché scorsa settimana c'erano perché eravamo in post partita, quindi ci poteva stare commentare qualcosa. Questa settimana cosa commentiamo? Questo weekend tutti ci siamo fatti gli affari nostri, quindi direi che è il caso di riflettere su una cosa, cioè sul tema Gio, l'uomo delle certezze. Gio Tacopina che oggettivamente a ogni intervista, come dire, ripete alcuni concetti ai quali ormai siamo abituati a sue fatti. Per esempio, vogliamo diventare l'Atalanta, voglio che la Spagna dal prossimo anno se la giochi per tornare in Serie A, Sec è un grande affare, diventerà un grande giocatore, Rossi è importante, Zuculini è importante, e dopo. Arriverà in Premier nel giro di qualche No, anno, no, no, qualcosa di no, quel su tipo lì. Beh, Crotetta ha smesso di parlarne da un pezzo, dai. vabbè, però è una delle dichiarazioni che ha fatto. Non possiamo nasconderci poi che è stato anche esonerato. Ha detto che dentro 5 anni diventerà allenatore del Real Madrid o del Barcellona. Però, visto che La poggia così. lo ha dichiarato a inizio stagione, quindi nel 2021, quindi fino a settembre 2026, direi che. Bisogna dare Direi credito. che sì, esatto. Sostenere il pensiero del Pres, dice Luca, e poi Dino ci chiede: tutti, ma le voci del nuovo DS? Questo è un tema grosso. Allora, prima di addentrarci tra le certezze di Gio Tacopina, queste cose le ho lette anch'io. Sono usciti su tutto Mercato Web, tutto C, però vabbè, insomma, la storia è questa che sta circolando da qualche giorno: cioè che il DS del Cesena, Zebi, sarebbe uno dei candidati per diventare il DS della Spal. Cosa c'è di vero? Al momento nulla, nel senso che a me non risulta che sia stato contattato dalla SPAL, quindi mi sembra al momento solo una tesi giornalistica. Detto ciò, poi se volete esploriamo questo tema, ma non so quanto possa aver senso farlo ora, al 30 di marzo. Detto ciò, tra 3 mesi esatti scadono i contratti di Massimo Tarantino, Giorgio Zamuner e Ivone De Franceschi, che sono i tre responsabili della tecnica. Cosa succederà da qui al 30 giugno? Io non lo so, però dico una cosa. Per coerenza tacopiniana, perché tra le certezze di Gio c'è la vittoria d'Alessandria, mi viene da dire, nel momento in cui tu metti in cassaforte la salvezza, se Dio vuole, magari entro 15 giorni, grazie alle prossime 3 partite, cominci subito a mettere in piedi il tuo progetto tecnico della prossima stagione.
E cosa fai? Rimani fino a metà maggio senza sapere chi è il tuo DS, chi è il tuo direttore generale? No, il direttore generale c'è già, ed è a posto. Direttore dell'area tecnica, insomma, chi sono le persone che devono occuparsi di individuare i giocatori e andarli a prendere? Non credo. Quindi mi figuro che da qui a un mese questo tema del DS e di tutto il resto dell'area tecnica andrà chiarito. Questo è il quadro in questo momento. Sì, io non mi sentirei di escludere totalmente la possibilità di un cambio comunque. Di un rimpasto di governo, sì, vabbè. Esatto, sì, io non me la sentirei totalmente di escluderlo, non tanto per dare credito alle voci sul mercato web, anche perché nel momento che poi si capisce che, si dovesse capire ovviamente, che Tarantino e Zamuner potrebbero non rientrare nei piani della nuova società, ripetiamo, non lo stiamo dicendo, sono supposizioni. È ovvio che anche lì magari si apre come il calciomercato, no? Verranno costati 10 Chiaro. DS, ecco. Però, secondo me, per come sono andate le cose, e se abbiamo un po' conosciuto un 10-20% il tacco Pina, come ruolo, secondo me non è così impensabile che possa esserci un cambiamento anche importante nella società. Sono d'accordo anch'io con Leo. E nel frattempo volevo salutare Mentore che ci saluta da Molinella, se no poi mi rompo le balle a Ciao, lezione. bel posto Molinella. E allora, esatto. C'è un bel bar. Io intanto vi segnalo che No, ho. aspetta, Sì. Non credo. Guarda che No. Molinella è più grande di quanto si crede. Vabbè. Comunque, vi Cosa volevi segnalo. segnalare, Leo? Io ho Facebook in arabo io oggi, quindi non riesco a accedere a nessun commento e ogni tanto mi Benissimo. capita sta cosa. Vabbè, era successo anche mesi fa questa cosa. Vabbè. E poi Comunque, era no, ben chiaro. vorrei Vabbè. completare il tema dell'area tecnica, perché Leo, tu hai detto, non escluderei che Joe voglia cambiare, però io aggiungerei una roba, che nelle occasioni pubbliche nelle quali è stato sollecitato sull'argomento, Joe Tacopina ha sempre detto di essere molto contento di Tarantino e Zamora. Poi, questo è argomento che affronteremo nei prossimi minuti. Tra quello che dice Tacopina e poi quello che succede effettivamente, a volte c'è un po' di divario, non dico di no, però Ma io anche perché, personalmente. guarda, scusami, ma cosa avrebbe potuto dire diversamente a campionato in corso? Che sono due Ma guarda brocche che no, una. no, 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 però ascolta, uno che dopo Spalla Regina arriva in tribuna stampa con le orecchie che fumano praticamente. E dice: sto schifo deve finire, qualcuno deve trovare delle soluzioni, deve trovare i responsabili. Quella, secondo te, si fa problemi a dire non mi piace come stanno lavorando Tarantino e Zamora? Secondo me, Giacopina, se pensa a questa cosa, non si fa alcun problema a dirla. Non lo so, Allora, non. nel frattempo vi segnalo un paio di commenti. Uno di Marco che ci dice che Tarantino è stato scelto da Tacopina, De Franceschi e Zamuner, se non, Zamuner. sì, leggevo Zorzo, non riuscivo a tradurlo, se li ha trovati nel pacchetto. Poi bisogna vedere chi di questi lo ha deluso di più. Invece Stefano ci fa notare che diceva di essere contento anche di Clotet, quindi a voi la palla. Vero, 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 anche questo. Non so, a me sembra una situazione da tenere d'occhio, ovviamente, molto seriamente, anche perché oltre alla questione di Zebi del Cesena, che ripeto è solo una speculazione giornalistica in questa fase, sono venute fuori anche voci di De Franceschi, che è collaboratore dell'area tecnica, che potrebbe andare anche a Novara a fare direttore sportivo. Non sappiamo anche qua cosa c'è di vero, perché se il Novara verrà promosso in Serie C, allora potrebbe arrivare un'offerta per De Franceschi, ma siccome il Novara non è ancora certo al 100% di essere promosso tra i professionisti, anche qua si tratta solo di ipotesi campate un po' per aria. Ma detto questo, concludo il ragionamento. Al momento non ho segnali di smobilitazione dell'area tecnica. Poi è chiaro che, come ha fatto notare Marco, Tarantino probabilmente, portandosi dietro un rapporto di diversa natura con Gioia Coppina, ha più possibilità di essere confermato rispetto a Giorgio Zamuner, che oggettivamente è espressione della vecchia proprietà. Ma ripeto, che io sappia, Tacopina stima di Zamuner. Poi il mercato può portare qua anche elementi con diverse idee, con diverse esperienze. Quindi vediamo un po'.
cosa succede. Radio DS oltre che Radio Mercato. Toccherà fare Radio DS tra un mesetto, a fine aprile, perché se a quel punto la Spal la salva, credo che anche l'opinione pubblica, ma non solo, ma anche gli addetti ai lavori, chiederanno a Giuda Copina di dare un'indicazione chiara su chi dovrà fare la squadra del prossimo anno. E quindi la inseriamo tra le certezze che Gio deve avere molto presto, insomma. Anche perché non è ideale per tre professionisti come Tarantino, Zamoner e De Franceschi arrivare a ridosso del prossimo campionato col contratto ancora per aria, perché come si devono sistemare di essere più prestigiosi di loro, si dovrebbero sistemare pure loro, insomma, non è che possono stare a casa a guardare la TV. Quindi insomma, è vero, però sono curioso. Un ragionamento in realtà non dico un giro di boa. Oh, ecco un commento in arabo. Infatti, no, ma lo vedo anche in arabo. Questo qua. Io lo vedo in arabo. Non so che cavolo sta succedendo. Forse c'è qualcuno che si sta beffando. Speriamo non ci sia scritto niente di che. Però un commento sull'area tecnica, secondo me, Orla, un commento lucido lo possiamo comunque fare a qualche partita dal termine, no? Cioè, nel senso, è bello che noi nella scaletta avevamo messo tutt'altro e siamo finiti a parlare di questo, ma va bene. Vabbè, questa cosa succede da 20 dirette a sta parte, quindi non è sì, 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 no, va bene. Dai, a breve partiamo, cerchiamo di tenere l'argomento. No, ma va bene, tanto è un argomento che appassiona il pubblico, quindi parliamone. Ecco, ma se io vi chiedessi Orla e Polly, oppure Polly e Orla, dipende chi si vuole esibire per primo, un commento sull'operato tecnico della combo Zamoner e Tarantino fino adesso. Al di là di cosa succederà nelle prossime partite, sia che dovessero andare incredibilmente bene, che speriamo di no, ovviamente incredibilmente male, però comunque la squadra è stata fatta, abbiamo comunque due mercati da valutare con, come dire, delle condizioni al contorno diverse, perché il primo è stato fatto di corsa, come ci siamo detti, il secondo, insomma... Anche secondo, ma però il secondo mi sembra uguale un po' per tutti, no? Cioè, non è che la Spal si è trovata in una condizione sfavorevole rispetto agli altri, mentre l'estate c'era il cambio di proprietà, c'erano più cose sotto questo punto di vista. No, pensavo tra primo e secondo parlassi scorsa stagione, questa stagione, ma sempre di mercato estivo, non invernale, i due mercati di questa stagione. Sto parlando di due mercati, invernale ed estivo, senza troppi generi. Chiaro. Ok, vorrei sentire un vostro commento sulla questione, ecco. Ma il mio commento è abbastanza conciso, nel senso che secondo me non lascerei abbastanza marginalmente il mercato estivo, perché come hai detto ci sono state tante variabili che hanno giocato contro quello che poteva essere un mercato fatto tranquillamente. E per quello che riguarda il mercato invernale, secondo me non è stato fatto un pasticcio come magari si è visto fare, penso all'anno scorso, due anni fa, quindi non mi sembra che a livello di direzione sportiva sia arrivato un segnale da dire li cambiamo, tant'è che poi stiamo sempre comunque parlando di un presidente, di una direzione, di una proprietà che non abbiamo ancora visto al 100%, quindi come sapevamo che la linea Colombarini è sempre stata quella di mantenere un equilibrio dal punto di vista societario. Joe sembra che abbia un po' più di fretta. Io parlavo proprio di percentuale di soddisfazione dell'operato. Come abbiamo detto dopo il mercato, io direi che sono abbastanza soddisfatta, direi che gli diamo un 6,5, un 7, tutto sommato, e avendo anche visto cosa è successo poi dopo. Poi sentiamo Orla, che magari dissente. È difficile dare un giudizio perché il contesto non è facile, nel senso che la Spal cambia proprietà, ha un DS in casa, ma ne arriva un altro portato da Tacopina, che però, badate bene, è uno che il DS non l'ha mai fatto, perché alla Roma si occupava di scouting di giovani. Quindi viene qua, viene messo direttore dell'area tecnica con delle idee. Perché? Perché l'obiettivo numero uno quest'anno era fare una squadra molto giovane, non perché i giovani sono belli, ma perché i giovani, uno, costano poco e due, ti portano una marea di contributi, e i contributi ti permettono di rimettere a pari il bilancio. Quindi se noi fissiamo due macro obiettivi della stagione, che sono portare a casa la pellaccia in campionato in qualunque modo e portare a pari il bilancio, allora io vi dico, nel momento in cui verrà messo il sigillo sulla salvezza,
io dirò, Tarantino e Zamora hanno lavorato bene, perché uno, hanno fatto la squadra, che poi abbia giocato bene, abbia giocato male, abbia fatto fatica, non abbia fatto fatica, ma comunque è arrivata in porto e bene. Il bilancio lo hanno sistemato? Sì, perché? Perché oltre ad aver preso uno sbaracco di contributi per i giovani, comunque hanno venduto, hanno venduto dei giocatori, per esempio hanno venduto SEC, ma perché io vedo i commenti in arabo? Cosa sta succedendo stasera? Vabbè, comunque dai, c'è qualcosa che non quadra, vabbè. Hanno venduto Seca a quasi 4 milioni sono al terzo in arabo, quindi... con la percentuale di rivendita e poi sono riusciti a eliminare qualche ingaggio pesante, hanno buone possibilità di riuscire a eliminare un altro ingaggio pesante come quello di Difra, hanno scarse probabilità di fare la stessa cosa con Murgia, ma quello è un caso patologico di cui abbiamo parlato la settimana scorsa con Leo, non torneremo su questo argomento. Quindi io faccio fatica a buttare la croce addosso a Tarantino e Zamuner, che hanno fatto i loro errori come tutti i DS fanno, ma non mi sento di dire bisogna cambiarli perché con un DS diverso avremmo fatto cose migliori. Non lo so, perché questa qua è una stagione dal coefficiente di difficoltà molto alto fin dal principio. Quindi non voglio passare per amico di Zamuner e Tarantino, cosa che peraltro non sono, perché non ci vado mai a cena. Quindi, però, se guardo le cose dal punto di vista oggettivo, dico: era l'anno di transizione nel quale dovevi portare tutto a pari, hai portato tutto a pari, adesso cominciamo con una SPAL che è realmente credibile sul mercato, perché i margini di manovra quest'anno erano super stretti, perché poi, chiudo poi, dopo questa, Zamuner si prende del Pirla da un sacco di gente, ma uno, è dura fare la figura del non Pirla quando i giocatori devi andare a prendere ad agosto inoltrato e quelli buoni se li sono già accaparrati tutti, perché se non ci fosse stato la rogna del cambio di proprietà, Okoli sarebbe rimasto qui, perché Zamuner aveva già l'accordo con l'Atalanta per portarlo qui, e guarda caso Okoli è adesso titolare in Under 21, titolare nella Cremonese prima in classifica, prende una marea di elogi, e allora insomma Zamuner non ci vede così male probabilmente. Poi ha fatto delle altre scelte che possono essere considerate senz'altro discutibili o sfigate, per esempio quella di portare qua Finotto, finora si è rivelata sfigata perché ha giocato 4 partite, poi si è fatto male, però ha portato qui anche un giocatore come Vido che si sta rivelando importante. Ha portato qui Melchiorri l'ultimo giorno di mercato, scambiandolo con Murgia, e ci ha guadagnato la SPAL, non il Perugia. Quindi insomma le cose vanno analizzate in profondità, nel complesso. Secondo me l'operato è stato più che sufficiente, non dico buono né eccellente, ma più che sufficiente per quello che si chiedeva all'inizio. Quindi secondo me potrebbe anche aver senso andare avanti. Prima di aspetta, Matteo argomento. Dice non è vero, era la sagra di Ponte Lagoscuro con loro l'estate scorsa. Vero, perché ero ospite della sagra al pari loro e ho presentato una serata nel quale loro sono intervenuti pubblicamente, per cui mi hanno chiesto di fermarmi a cena. Questo è vero. Però da allora non sono più andato a cena con loro. Va bene, quindi facciamo un appello a Zamuner per invitare di nuovo alla cena. Dicevo, prima di passare ad un nuovo argomento, quindi il tema della nostra serata, c'è una domanda da parte di Luca Pocaterra che chiede: conta il parere dell'allenatore sulla preferenza sintonia sul lavoro del DS o decide insindacabilmente il taco? Considerato l'uomo, sì, infatti, considerato l'uomo, direi che conta solo la sua opinione. Quindi, ma secondo me è Venturato, ma in generale gli allenatori, vai. No, secondo me gli allenatori non pongono condizioni su queste cose, perché agli allenatori interessa avere i giocatori, non è che vanno dal presidente a dire prendimi quel DS lì così arrivano quelli, cioè andrà da Tacopina a dire fai sul serio quest'estate, mi prendi dei giocatori super buoni per fare i playoff? Poi se li prende Zamuner, se li prende Zebi, se li prende qualcun altro che comincia con la Z, non ha importanza, basta che questi giocatori arrivino. Allora, un altro consiglio che ci arriva invece da Davide è di scandire bene il nome di Finotto, perché i sottotitoli hanno riportato Finotto, il nome di un ortaggio, quindi stiamo attenti. C'è un giocatore che si chiama Finocchio, che gioca in Serie D adesso. Vabbè, Francesco Finocchio, ex Renate. Vabbè. Grazie Orla per le tue perle. Niente, poi ci ricordavano insomma di Mancosu, del Big Mac Meccariello, quindi insomma tutti i punti che vanno a favore della coppia
Comunque, per rispondere alla domanda precedente, c'è anche da dire che il rapporto di forza è diverso, cioè è il direttore sportivo che sceglie l'allenatore. Non che l'allenatore dia l'ok se tenere il direttore sportivo l'anno successivo. Quindi il rapporto di forza è quello lì, insomma. Quindi, insomma, difficile che uno possa andare dal proprio capo a dire no, guarda, devi licenziare il tuo socio, una roba simile. Quindi, secondo me, è così. Per quanto riguarda il discorso invece di S, io mi sbilancio, faccio fuori il più criticone dei tre, e dico che tutto sommato il lavoro fatto fino adesso, per quanto sia stato rispettato in termini di budget, in termini di questo, tutte le cose che state dette precedentemente, non dico che non mi ha soddisfatto pieno. Io nel voto di mercato invernale mi sembra di aver dato un 6, l'avevo anche commentato, no, Orla, dicendo che per me era stato fatto il minimo indispensabile, però non più di così. Secondo me il fatto di non aver preso il famoso attaccante per fare le salte di qualità, non aver sbagliato strategicamente la scelta del portiere, secondo me questo, visto che un direttore sportivo deve essere giudicato sulle basi di questo tipo di scelte, poi che sono due persone ottime, eccezionali, lo sanno tutti, stiamo parlando di lavoro e di operato, io personalmente non sono soddisfatto. Però scusa, come fai a dire è stata sbagliata la scelta del portiere? Perché, cioè, allora, torniamo indietro a luglio. Nel senso che si era puntato su Demba per fare il titolare. Sì. Dopodiché sono stati presi quattro portieri in rosa e non hai Venturato dovuto sceglierne uno proprio perché uno lo deve mettere in porta. Ha preso Alfonso che si sta rivelando mediamente affidabile. Sì, esatto, è stato preso nel mercato di gennaio, ma anche lui all'inizio è stato comunque alternato. Insomma, secondo me la situazione del portiere non è stata proprio la ciliegina sulla torta di... Sì, ma quello che voglio dire è che forse la situazione del portiere è stata un po' esacerbata dalle modalità con cui Clotet ha operato su questo tema, perché è stato lui a provarli tutti e dire non me ne avvene neanche uno. D'accordo. Quindi... Poi, cioè, alla fine, perché hai cominciato con Demba? Perché con Demba a luglio hai detto abbiamo questo giocatore, quest'altro giocatore, per esempio, un altro giocatore era esposto, un giocatore sec, nell'ottica di valorizzazione dei giovani, giocano questi. E siamo sicuri che mettendo attorno un cast di supporto adeguato ci si salva anche con l'incertezza che i giovani ti riservano. Ma secondo me non è una questione che si può imputare all'area tecnica, è una questione che la situazione ha preso una piega antipatica già a novembre e poi si è dovuta mettere una pezza per cercare di evitare che la cosa peggiorasse, no? Sì, io secondo me comunque è una situazione quella lì che è stata valutata in prima battuta non in maniera secondo me ottimale, o meglio si pensava che potesse essere Demba il titolare da lanciare perché ha ragione, perché era di proprietà, perché poteva essere venduto, tutte le cose che abbiamo detto e lo sanno anche i Sassi ormai, però i fatti dicono che non è stata una scelta azzeccata e se dobbiamo valutare un DS per le scelte che fa, secondo me queste non possono essere trascurate a fronte comunque delle difficoltà e del fatto che comunque si è dovuta fare le nozze con i fichi secchi, questo è poco ma sicuro. Va bene, tornando alle certezze di Joe, Joe esprime delle certezze. La prima certezza che ha espresso, in realtà l'ha espressa due volte questa certezza, l'ha espressa dopo la partita con la Cremonese, tra l'altro beccandosi una marea di maialate dai tifosi della Cremonese perché ha detto non mi ha impressionato questa squadra qua, comunque a dia di questo ha detto vinceremo ad Alessandria, sono sicuro, e lo ha reiterato in un'intervista che ha lasciato a Tutto Sport la scorsa settimana. Diciamo che questo approccio di Tacopina, le certezze, cioè il fatto di dire vinceremo ad Alessandria e Colombo è l'attaccante più forte della B e diventeremo la nuova Atalanta e torneremo in Serie A e vabbè, dopo ha detto anche il mio sogno di vincere lo scudetto, ma questo è top, cioè, anch'io possiedo, il mio sogno è vivere alle Hawaii, ma è un sogno, cioè me lo sogno di notte, punto, non è che sto facendo lavoro per realizzarlo, ma questo approccio di Joe
a livello comunicativo, mi viene a dire, funziona o no? È convincente o no? E soprattutto, è compatibile o no con l'ambiente SPAL e l'ambiente Ferrara? E questo è un tema antropologico, secondo me, parecchio interessante. Allora, secondo me è una tipologia di approccio, in quanto, premessa, sapete tutti benissimo che io sono una persona estremamente scaramantica, quindi per me è un approccio spaventosissimo. E ogni volta che lo sento mi vengono i brividi. Mi viene da pensare come accostamento dell'atteggiamento di Tacopina a un vecchio Silvio Berlusconi che ai tempi del 2008 mi lamentava che i ristoranti erano pieni. Quindi in realtà è sicuramente una strategia di comunicazione che aiuta può aiutare a nascondere un po' quella che è la realtà dei fatti. Fatto, cioè, stando comunque al fatto che magari lui ci crede effettivamente e non sia solamente strategia, ma sia effettivamente quello che pensa. Io, ahimè, mi spavento, ho sempre preferito l'approccio molto più cautelare, cautelativo che hanno avuto i colombarini. Ecco, infatti, cautelare è un po' un'altra roba. Ho sbagliato. Sempre in termini di avvocatura. Che... Scusa, Polly, visto che hai menzionato i colombarini, il fatto che Joe sia un po' così roboante, un po' bomberone quando fa queste dichiarazioni, credo che abbia un impatto anche negativo su chi presta attenzione a queste cose, perché venivamo da una proprietà quasi calvinista, con i colombarini, il caso più eclatante era Francesco Colombarini, cioè, ma non è mica obbligatorio stare in Serie A. Una frase del genere, se la dicessi Giunta Copina, bisognerebbe ricoverarlo dopo 30 secondi, no? Ecco, quindi forse anche questo contrasto molto violento tra i due approcci del facciamo quello che riusciamo ma non vi diamo garanzie a Giunta Copina che dice diventeremo una superpotenza. Ma sono pienamente d'accordo che abbiamo avuto un impatto abbastanza importante con questo cambio ed è, non lo so, probabilmente una caratteristica mia personale e una caratteristica della sua tipologia di comunicazione che costano un po', però mi sembra di capire che in parecchi, quando Tacopina rilascia delle dichiarazioni del genere, si danno una strettina, poi lascio la parola a Leo che ma, lo vedo prima. Sì, cioè, allora, del fatto che Tacopina venga da un mondo totalmente diverso da quella che è la realtà di Ferrara, lo sappiamo, cioè, lo vediamo, il suo approccio è diverso, qua si è abituati, si era più vicini alla mentalità della famiglia Colombarini, perché erano un po' più pragmatici nelle dichiarazioni, difficilmente si sbilanciavano. Non me la sento di fare tanto però un commento su Ferrara, proprio oggi guardavo, c'entra veramente poco, però una proprietà come quella della Fiorentina, che ha un presidente italo-americano come commisso, in una città italiana come Firenze, che non è Ferrara, è un po' più grande, però oggi stavo leggendo il discorso del nuovo logo della Fiorentina, no? E quanto in realtà... Sì. I tifosi abbiano dato contro alla società per questa scelta, addirittura con uno striscione fuori, insomma, si è molto molto sentita questa cosa. E in realtà la società l'ha fatto per dare una svolta commerciale, per poter vendere di più, per aumentare il merchandising, insomma, le solite cose che probabilmente anche da Copina vorrà fare qui. Potrebbe fare. Non c'è intervista, certo, che lui faccia che non dica che comunque il lato commerciale della SPAL in termini di vendite è sottosviluppato. Quindi non so se cambierà il logo della SPAL anche qui, però sicuramente vedremo delle iniziative di questo tipo. Mi sento di dire che forse non è un problema di Ferrara, è un problema, se poi lo vogliamo considerare un problema, è un tema. Sono due mondi tanto diversi che vengono a contatto, però allo stesso tempo io penso che se tutte le parole di Tacopina
dovessero trovare un riscontro anche nei fatti, in questo momento la percentuale parole-fatti è veramente bassa. No, beh, no, dai, non è vero. Orla, se ma, perché, ma, perché la sua, ma perché, Leo, la sua tecnica è delineare un futuro abbastanza lontano per far sì che la gente neanche si ricordi cosa ha detto a distanza di 2 anni prima, però. Io sto parlando di quando, anche dopo il pareggio contro il Pordenone, quando era chiaro ormai che la situazione in un modo o nell'altro stesse andando verso una direzione, ha comunque detto che la squadra si sarebbe giocata ai playoff. Di questo sto parlando. Non perché non dobbiamo essere ambiziosi, anche Gazzoli ha detto il presidente ci sprona a guardare sempre più in alto, alzare l'asticella, e questo va benissimo, non è che sto dicendo che bisogna vivere al ribasso per poi accogliere con gioia ogni cosa che arriva dopo in più. Però diciamo se le esternazioni fossero un po' più calate sulla realtà e sulle evidenze che abbiamo ad oggi, secondo me ne si gioverebbe tutti, lui compreso, perché altrimenti poi si finisce che quello che dice Tacopina è sì, vabbè, ma lo dice, ma poi come ha detto questo ha detto anche che vuol vincere lo scudetto, cioè ok, stiamo parlando di questa roba qui. Secondo me, poi io, lui in termini di comunicazione è molto più bravo di me, non ha bisogno dei miei consigli, però io lo preferirei un po' più misurato. Niente, dicevo che secondo me vedere, cioè, aspettarsi un gioco da copina più misurato è come aspettare la pioggia oggi, cioè che doveva piovere tutto il giorno. No, e non succederà, infatti stavo per dire io, cioè chiedere a Tacopina di essere più moderato, più realista, più prudente, ma non funzionerà, non succederà mai, l'uomo ha un livello di autostima e di orgoglio che non consentirà mai a una cosa del genere. E poi un discorso secondo me che avevamo già toccato in precedenza, cioè sempre la questione dell'uomo vincente, non credo che sia il caso del bomberone, bomberone. Ma tra l'altro, Leo, scusa, riflettevo prima mentre facevi le tue considerazioni. Se guardiamo anche la Serie A, di presenti bomberoni ce ne sono assai, e tra l'altro ci sono anche i presenti bomberoni subdoli. Mi viene in mente quando è stato un anno e mezzo fa, più o meno, no? Che l'Inter pubblicò quell'immagine dell'esultanza di Messi in controluce sul Duomo di Milano per far credere che sarebbero potuti riuscire a comprare Messi, e dopo un anno si è scoperto che dovevano vendere Lukaku perché sennò dovevano portare i libri in tribunale. Cioè, tutto si gioca su questo. Luca ha commentato il marketing, è effettivamente marketing, perché Tacopina, come tanti altri presidenti, ha capito che il calcio, almeno per le masse, si regge sulle suggestioni, sulle speculazioni, su quello che riusciremo a fare, sull'epica del riuscire a farlo e via così. Però prima di chiudere questa piccola parentesi, piccola mica tanto, voglio provare a tirarmi addosso un po' di controversia. A me sembra, ma può anche essere che sia una percezione distorta, è una percezione distorta dal fatto che Tacopina a Bologna ci è rimasto 10 mesi, non di più, e ha vinto un campionato di B, tra atroci sofferenze, anzi non ha vinto, è stato promosso attraverso i playoff derubando sostanzialmente l'Avellino, vabbè, ma questa è un'altra storia, però è stato promosso in B al primo colpo e via. Poi se n'è andato, ha preso quasi 4 milioni di buonuscita da Saputo e è andato a reinvestirli a Venezia. Ma l'impressione, ripeto, può essere un'impressione distorta, è che Joe a Bologna sia quasi unanimemente amato. È possibile che questo sia dovuto al fatto, oltre ai bei ricordi, al fatto che a Bologna il personaggio del bomberone è più compatibile con i bolognesi che né con i ferraresi? Può essere che sia anche questo, che il ferrarese, venendo da una tradizione che è quella rinascimentale, tutto quello che vuoi, ma una tradizione culturale prevalentemente agraria, ragioni su semina, raccolto. Quindi seminiamo questo, raccogliamo quello. Ma se io semino questo e non raccogliamo un cazzo, allora tu sei un ciocapiatti. Cioè, c'è questo nesso secondo voi? Sì, hai fatto un'analisi con una metafora molto bella, tra l'altro.
Sono abbastanza d'accordo con quello che hai detto. Cioè. Sì, effettivamente Bologna è una città comunque più grande, per quanto rivale calcisticamente nei confronti di Ferrara, è comunque una città che ha delle opportunità anche commerciali diverse rispetto a Ferrara, dove ci sono anche delle idee di sviluppo diverse. Quindi ci può stare che magari lì siano un po' più, come dire, abituati, no? A sentire certi tipi di discorsi, certi tipi di sparate, mentre qui, venendo comunque, perché è anche questo secondo me che crea tanto disorientamento, la differenza netta tra una gestione familiare, una gestione in cui, come dici tu, si seminava 10 per accogliere possibilmente 10 e mezzo, 11 dei colombarini, in cui mai si è detto seminiamo 10 per accogliere 100, ok? Come quest'anno. La SPAL quest'anno è una squadra media, una squadra mediocre sotto certi punti di vista, eppure fino a un paio di settimane fa si parlava di playoff, di traguardi inarrivabili. E i colombarini non li aveva mai sentito dire questo. Mattioli, nelle sue dichiarazioni, per quanto a volte siano state incredibili sotto certi punti di vista, ma vabbè, adesso non voglio parlare di Mattioli, però erano sempre basate su fatti reali. Mattioli riscuoteva un grande successo proprio per questo motivo qua, perché lui parlava come se fosse un tifoso. Tacopina parla come se fosse un tifoso, però con ambizioni in questo momento che sono un po' staccate rispetto alla realtà dei fatti. Secondo me questo è il problema. Vedo che la Polly ride perché ci sono dei Sì, commenti. nei commenti c'è uno che non penso di non riuscire neanche a leggere con l'accento corretto, quindi lo lascio magari a Leo che può. Ah, È che io non posso leggerli, però. Ah, perché sono tutti in arabo i tuoi? No, no, io ce l'ho bloccato e io vedo noi tre frizzati con le scritte in arabo, quindi cioè, capite che diventa un po' difficile. Meraviglioso. Ringrazio tutti quelli che comunque chiedono, Allora. uno mi dice filosofo, uno mi chiede se ci sono i miei CD in edicola, no, mi dispiace Luca, non ci sono. E uno dice mi hai spettinato con la tua analisi che condivido pienamente, mi fa piacere, insomma. Mattioli, grezze al damar, scrive Andrea. Beh, sì. Vorrei sentire il commento in ferrarese da parte della Polly, però. O Adesso in raga lo bolognese, leggo non ho nel. capito. No, È è quello di Paolo ferrarese. Toselli. Se in cantiere aghela spara ciod, giù al pol sparar dil in libertà, chi può dire che angava razun lu. No, Ah, raga, no, sì. Il concetto si capisce, magari la sintassi, quello che è, però va bene. Quindi vi porto fuori da questo argomento per poi riprenderlo in coda. Perché in questi giorni ovviamente si sta preparando una partita, perché noi siamo qua che parliamo di Tacopina, del futuro, dei DS e tutto quanto, però c'è una partita e il principale interrogativo in vista di Alessandro Spalla è: torna Viviani? Perché l'infermeria si è praticamente svuotata, salvo ricadute o problemini assortiti che potrebbero sorgere da qui a sabato. Stanno tutti abbastanza bene, quindi vuol dire che Venturato può tornare a fare delle scelte, diciamo un pochino più varie, ecco, rispetto a quelle obbligate che magari ha dovuto fare contro la Cremonese. L'unica cosa è Viviani. Viviani ha un dolore alla caviglia, ma non è un dolore perché ha preso un calcione o ha fatto una distorsione, è un dolore che ogni tanto gli esce. Qualcuno potrà osservare che è la mia maledizione, perché con la newsletter, prima ho intervistato Demba, ha sbagliato col Monza, non ha più visto il campo, poi ho intervistato Viviani, non ha più giocato, e quindi penso che nessun giocatore vorrà più farsi intervistare da me. Vabbè, La possibilità reale, speriamo ovviamente. che tra loro non se ne accorgano di questo. C'è da No, dire che in tra me e realtà, te vanno sempre. ho un progetto ultra ambizioso, ma devo lavorarci. Un progetto che forse non verrà capito da molti, ma che io voglio togliermi la soddisfazione di fare. Chiuso parentesi. Comunque, Viviani, da quello che si intuisce dalle poche informazioni che arrivano da Via Copparo, sta provando ad allenarsi o si allena un po' a scartamento ridotto nella speranza che questo dolore magari diminuisca un po' e lui sabato possa giocare stringendo un po' i denti. Quindi credo che sapremo la verità solo venerdì, quando Venturato incontrerà la stampa per la conferenza prepartita e ci darà un po' la sua opinione sulla situazione. Chiaro che Poli e Leo
c'è una SPAL con Viviani, c'è una SPAL senza Viviani, perché mi pare di poter dire che un sostituto, non dico credibile perché sarebbe troppo cattivo da dire, però un sostituto che possa garantire un livello adeguato di qualità in quel ruolo, direi che non c'è, perché Esposito purtroppo non sta facendo vedere niente di memorabile, e Zanellato è stato messo lì, sì, a volte bene, a volte così così, ma niente che ci abbia fatto dire: ah vabbè, il prossimo anno, se non c'è Viviani, abbiamo Zanellato davanti alla difesa, siamo in cassaforte. Zanellato, no? In realtà non dispiace, a me preoccupa tantissimo Esposito, uno perché è della SPAL ed era un giocatore che si voleva valutare per poi rivendere e fare su dei soldi sostanzialmente, e poi anche nelle partite che ha giocato con l'Italia, nelle due apparizioni che ha fatto, insomma. Non so se le avete viste, non so se chi ci sta seguendo le ha viste. No, io ho letto solo i resoconti del buon Riccardo Condarcuri, che ringrazio. Ecco, al di là di quello, insomma, sembra che ci sia poco da mettere sul piatto. Ecco, questa è la cosa che mi preoccupa più di tutti, perché la prossima stagione, qualora le cose dovessero andare bene, e per bene intendo il mantenimento della categoria, è tutto, c'è tanto da rifare, e non è chiaro, l'altra volta abbiamo fatto l'analisi, oggi non è che la ripeteremo ovviamente, però ci sono pochi punti fermi in vista della prossima stagione. E lo stesso Tacopina, nell'ultima intervista che ha fatto allo stadio, ha chiesto ai giocatori di fargli capire su chi può puntare l'anno prossimo, perché altrimenti sarà un'altra rivoluzione. Luca dice: Mancoso davanti alla difesa, beh, sarebbe un po' sprecato viste le sue qualità negli ultimi 25 metri di campo. Cioè, spero che ci siano delle altre soluzioni. Tra l'altro, Venturato, in una conferenza stampa, non ricordo più quale, aveva anche detto che secondo lui da Riva può fare quel ruolo, ma non l'ha mai messo lì perché forse rende meglio da mezzala. Dice Massimo: ad Alessandro bisogna fare le barricate per prendere il punto. Beh, non so, non credo che la Spalla abbia questa mentalità a ribasso da dire andiamo ad Alessandria a prendere lo 0-0, cioè sarei colpito in negativo se facessi un ragionamento del genere, fermo restando che sappiamo come funziona in questi casi, che la squadra va in campo e dice: la proviamo a vincere, ma se a 10 minuti dalla fine vediamo che non ci riusciamo, ci prendiamo, claro, il punto, li lasciamo a 7 e che si arrangino loro poi. Quindi, insomma, questa è un po' una cosa che può valere per ogni partita. Esatto. Cioè, tu vai lì per vincere, se poi vedi che proprio non ce la fai, meglio un punto che zero. Insomma, questo mi sembra. Beh, non sempre, insomma, dipende dalla posizione di classifica, perché se devi recuperare del terreno, quella volta che la Spalla andò a Crotone in Serie A, o vincevi, se no eri morto. Cioè, era una partita. Quante ce ne ricordiamo di partite con l'acqua alla gola in cui o vinci oppure succede il... Oddio. Ce ne sono state. Chiedono i pronostici, 40... comunque. Sì. Chiedono i pronostici. Sì, allora, a tale proposito, per chiudere questa serata, poi se la gente vuole partecipare, molto meglio, insomma, perché è tutto più divertente. Quando... visto cosa sta per succedere un'altra volta. No, ho detto, perché? Per chiudere questa serata come dei ciarlatani, visto quello che sta questa serata in maniera coerente. Siamo tornati prima al tema giovane delle certezze, quindi tanto Sara, un saluto a Vagnanti, continua a seguire lo Spallino. Ma Vagnanti ci segue, ci legge, cioè, non è che se n'è andato dalla SPAL e la SPAL non gli interessa più, anzi ci segue e siamo contenti di questo. Poi se il direttore vuole venire una sera in diretta con noi, magari, però diciamo che il suo ruolo in questo momento probabilmente non glielo permette. Vedo che Marco si porta avanti parecchio bene. Marco anticipa Polly la sua Star Colombo. Va bene, ok, allora, vediamo se... Contro incantesimo, infatti ci stavo pensando, è da oggi pomeriggio che cerco una soluzione. Volevo mettermi al collo una corona di aglio. Comunque diciamo cosa stiamo per fare, perché la stiamo menando ormai da troppi minuti. Sì, no, aspetta. Allora, c'è il commento di Marco, dice: ma siamo sicuri che Venturato a fine stagione sarà confermato? Oddio, a meno che la stagione non si chiuda in catastrofe, direi di sì, insomma, perché lo troverei veramente strano, insomma, se la Spalla decidesse di cambiare allenatore. Ma anche perché Venturato ha accettato una metà stagione per portare a termine il risultato minimo per poi programmare l'anno prossimo, cioè
Chiaro. Questo è quello che è stato detto, quindi quest'anno... Vabbè, comunque... Anche Tommaso Silvestri c'è qua diretta, infatti, grande Tommy che sta quasi per raggiungere la Spal in Serie B, perché è primo in classifica col Modena, e Antenucci sta per tornarci col Bari, e il prossimo anno potrebbero esserci diverse rimpatriate, a quanto pare. Oh, sì. Allora, il gioco delle certezze, Polly punta su Pabai, ma è meglio di no. il gioco delle certezze, vogliamo fare il gioco delle certezze, vogliamo vestirci da Giota Copina, quindi avere dei pettorali così, col cappellino. No, potevo prendermi i capelli, potevamo prendere oggetti di scena tutti quanti e metterci i capelli. Ma io ne ho uno ed è un cappellino dei Boston Red Sox, e tra New Yorkesi e bostoniani si odiano a morte, quindi eviterei di fare questa cosa. Comunque, vogliamo fare le nostre certezze. Quindi la prima certezza che vi chiedo di esprimere è: si vince ad Alessandria? Io posso come detto dirlo. No, puoi dirlo. Devi dirlo. Allora, esito spalle... Ho preso appunti, perché altrimenti non mi ricordo cosa ho pronosticato oggi. Sì. Allora, esito spalle Alessandria, pareggio. Anch'io ho messo il pareggio. Io a questo punto mi accodo perché... No, eravamo una Polly tacopiniana che dice vinciamo, li spacchiamo. No, io sono il contrario di tacopina. Sono sempre per la clemenza. Ok, quindi anche tutti i giochi la X... Ma invitiamo anche tutti quelli che ci stanno seguendo a commentare facendo lo stesso giochino, perché Andrea, poi vediamo. Andrea infatti dice si vince, per fortuna che c'è qualcuno che si prende la responsabilità di dirlo. Quindi Andrea è un tacopiniano, bene. Allora, salvezza, cosa fatta e con quale posizione di classifica, sì o no? Allora, salvezza sì. Vado sempre io, Polly, prima, vuoi andare? Vai. Allora, salvezza sì, con sest'ultima posizione. Quindi sei di, no, quattordicesimi? Quattordicesimi. No. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, non sono 20. Ah no, quindicesimi. Quindicesimi. Sì. Ok. Anche io avevo pensato ad una cosa del genere, magari se ci va bene 14. Andrea intanto commenta bianco i sassi. Mi si è sbloccata la chat in questo momento, al 47esimo minuto di diretta, ragazzi. Posso leggere i commenti. Va bene. Mi fa ridere Pasquale che ci ha scritto pareggio occhiali in riferimento a una conversazione che abbiamo avuto oggi sulle terminologie auliche del calcio. Allora, poi andiamo con altre certezze. Quanti gol fa Colombo da qua a fine stagione? Zero. No. Avevo detto che ci avevo pensato. Bravo, Polly. Io dico che fa 2 gol a salvezza acquisita. Addirittura. No, io me ne gioco due anch'io, no, perché deve giocare due. Il salvezza acquisita ve l'ho detto così. Sì, va bene. Sì. Ok. Poi Tacopina, la sua certezza è che il Monza è il più forte di questo la squadra più forte di questo campionato. Quindi chi è che va in Serie A diretto? Il Monza e Cremonese. Monza e Cremonese? Ok, sì. Monza, Cremonese. Vediamo se riusciamo a mettere i bastoni tra le ruote a queste due squadre con la nostra capacità predittiva. Allora io ti dico invece, sulla base... Chi è che hai detto? Io ho detto Lecce. E dopo? E Monza. Lecce e Monza, quindi dirette. Facciamo contento anche Silvio, anch'io. Dai, che si è appena sposato. Voi non fate adesso diventa. Io dico Lecce e Cremonese, così voglio distinguermi. E quindi chi è che va su quei playoff? Altra certezza. Il Brescia. Però non il Pisa. Il Brescia? Sì. Ok. Polly? Però solo non il Pisa, quindi mi va bene. Non il Pisa? Allora scrivo proprio non il Pisa. No. Di una squadra, Polly, te ne puoi scegliere tra la serie. Io voglio non il Pisa. Mi va bene. Non il Pisa. Chi va su quei playoff? Questo è difficile, però. Allora facciamo così, vi dico che va su il Monza coi playoff. Top. Visto che li ho tenuti fuori dalla promozione diretta. Poi penultima, si disputeranno i playout? Sicuramente sì. Sapete quella cosa, no? Che se c'è un divario di sopra i 5 punti non si fanno. Quindi mettiamo che l'Alessandria riesca a mettere 5 punti tra lei e il Cosenza, e l'Alessandria sta qua e il Cosenza, anzi, ciao, esatto.
Che si fanno i play-out? Sì, tutti d'accordo sul sì? Sì. Ok. E ultima, la più bella, qual è la prossima squadra di Clotet? Allora, io ho scelto tra la Serie B italiana perché volevo andare all'estero, però dopo non avevo abbastanza appigli per poter scegliere. E quindi io dico che Clotet è l'allenatore ideale per il Frosinone. Perché? Perché tu segna. Tu segna. Segna. Io in realtà non mi ero preparata a questa risposta, quindi datemi un secondo. Intanto No, in dimmi realtà perché ho te. pensato che secondo me Grosso l'anno prossimo potrebbe anche cambiare aria, quindi siccome Clotet il Frosinone ce lo vedrei bene. Carlo dice ovviamente Real Madrid. Io non dico Real Madrid perché Tacola lo ha pronosticato entro 5 anni, Esatto, quindi mancano quattro anni. deve fare dei passaggi intermedi prima, però secondo me va ad allenare in Spagna, non so, forse in Serie B anche in Spagna, no, in Serie B no magari, però una squadra di bassa classifica in Spagna, comunque. Ah, io Secondo me adesso. non prosegue in Italia. Ah, non proseguo in Italia. Io invece avevo pronosticato un Parma. Wow! Oh, attenzione! Non sarebbe male fare un derby il prossimo anno Eh sì. Parma con Peppino Clotet come speculatore. Allora, mi fanno scassare alcune risposte che sono già Leggetela perché adesso arrivate. è bloccato ancora tutto, quindi Vabbè, allora, intanto vedo che ci sono diversi pronostici per quanto riguarda la vittoria ad Alessandria, poi la posizione in classifica, poi Colombo, un gol, scusa, cosa Orla, vince questo mi l'Alessandria? interessa. Cosa dicono i nostri lettori, diciamo? Su cosa? Che si vince, che si perde o che si pareggia ad No, Alessandria? direi che c'è una prevalenza per le vittorie in trasferta. Poi sui gol di Colombo c'è chi dice 2, Luca super ottimista dice 4, Paolo dice 2 ma in allenamento, Davide super pessimista dice 0, poi ci sono chi pronostica Lecce-Pisa, poi Lecce-Lecce-Pisa, Casumaro e Bondenese, Monza e Lecce, Lecce-Cremonese, Lecce, Mastrefezza si rompe all'ultimo minuto e sta fermo 3 anni, ma che cattiveria Alla, porca miseria, veramente, gli vuoi così male? Davide ci propone il Frosinone come squadra da tenere d'occhio nei playoff, poi sulla prossima squadra di Clotet, Alla dice Juve, Benevento dice Davide, Ponte Matti dice una Langorino. neopromossa, Valladolid, Alavés, si va molto in Spagna, Granada, sarebbero 6 punti Posto di assicurati con Mancini. Peppa al Parma, Federico. Ma Mancini è stato confermato. Quindi sì, mi piacciono queste certezze. Va bene, ragazzi miei, non ci resta che fare l'ultimo giro di pronostici che riguarda le prossime due partite, perché il nostro giochino stupido va avanti. E quindi dobbiamo pronosticare Alessandria e quella in casa con Cosenza. Le due partite dal peso specifico colossale per la squadra. E adesso con tutta la rosa a disposizione, compreso Colombo, che è entrato dalla squalifica ed è stato marchiato dalla Polli, e vediamo chi ci permetterà di gioire. Fermo restando che io ricordo che la regola del giochino stupido è che se decidete che qualcuno sarà decisivo in negativo, potete giocare No, dove vale un punto anche quello. porta sfiga quella. Ci siamo già fatti troppi. Che numero è di diretta questa, Orla? Numero 20? Ecco. 23. Ci siamo già fatti troppi nemici in 23 Sì. dirette. Ma che nemici? Max si chiede se Viviani ci sarà. Max lo scopriamo venerdì. Adesso è veramente un 50-50, forse un 60-40 più verso il no, però vediamo perché è una situazione da tenere d'occhio giorno per giorno. Allora, Quindi, io vado su roba semplice, cioè su pronostici roba semplici. semplice. Io dico Vido con Sapevo. Alessandria e Mancosu quella dopo. Ah, io Ok? inverto, allora erano i miei due, quindi faccio Quindi loro prendi due. Mancosu e Vido. Anche se in realtà. Occhio ai diffidati, eh? No, stavo quasi pensando ad un rientro di Finotto, magari la prossima settimana. Quindi con Cosenza Finotto? Dai. Bene, bravo pistacchione, Finotto, Finotto. dilla bene.
Allora, guarda, Alessandria mi sembra una partita Mi da avete messo. Melchiorri. Hai fatto tu la domanda, ti sei automesso in difficoltà sulla tua domanda. Già. E mentre con il Cosenza, beh, è un po' che non pronostico da riva, quindi diciamo da Proviamo. riva. Proviamo da riva. Beh, da riva è stato uno dei punti più clamorosi che ho fatto quest'anno, Polly, lo ricordiamo ancora. Me lo ricordo Mi bene. ricordo che tu l'hai presa L'ho particolarmente presa bene, guarda. sportivamente, come sempre. Coprendomi di insulti. Sarebbe bello mettere pubbliche le chat dopo i gol dell'anno fatto. A fine stagione Meglio, potrebbe. meglio di no. A fine stagione, se volete, Vanno un po' censurate, però. a fine stagione, se volete, l'ultima diretta della stagione la facciamo facendo gli screen delle nostre chat. È tipo quando fai vedere le diapositive dopo che sei stato in vacanza, facciamo vedere le diapositive delle nostre chat con i nostri insulti e ritorsioni varie. Vabbè, Questa ragazzi, è una 56. motivazione in più per migliorare gli insulti durante le Sì, partite. esatto. Alzare la qualità degli insulti. Direi che ragazzi, al 57esimo minuto di diretta siamo a posto. Infatti, vedo che già diverse persone si sono scollegate da un pezzo perché probabilmente questa cosa delle certezze li ha irritati assai. Ma sì, ragazzi, L'avevo detto vogliamo. che non era da fare sta cosa, poi Sì, molto. ma vogliamo cazzeggiare ogni tanto, dai. Quindi, grazie a chi ci ha seguito in diretta, grazie a chi ha commentato, grazie a chi ci seguirà. In differita, grazie a chi si iscrive alla newsletter, cercate la newsletter, lo spallino la trovate su Substack. Niente, ci vediamo mercoledì. Siamo ancora in attesa di un ospite, vediamo se questa è la settimana buona. Chi lo sa? Chi lo sa? Va È un bene. ospite che deve, è un ospite che deve diplomarsi. Quindi, fino a che non sarà diplomato, non verrà in diretta da noi. Se si diploma, viene. Quindi, finita qua. Grazie a tutti, buonanotte Poli, buonanotte Leo, buonanotte a tutto il resto del mondo. Buonanotte a Buonanotte, tutti, ciao a grazie, tutti. ciao.